Da Castino della Presolana, Forza Italia rilancia il progetto di un partito unico del centrodestra. Il prossimo 26 giugno, 50 anni di sacerdozio per Monsignor Sergio Gualberti, arcivescovo di Santa Cruz della Sierra in Bolivia. Rogno, cittadinanza onoraria per Don Giuseppe Castellanelli, da 22 anni parroco a Monti e a San Vigilio. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Intervento dei soccorsi nel pomeriggio di ieri sulle montagne dell'Alta Valle Seriana. L'allerta è scattata intorno alle 16.45 sopra Val Bondione. Le squadre del soccorso alpino sono state contattate per una ragazza di 23 anni che non stava bene e non riusciva a proseguire. Si trovava lungo il sentiero 305 del Curò. I due tecnici di turno presso il centro operativo di Clusone sono partiti subito con la jeep ambulanzata e l'hanno raggiunta. Insieme a loro sono intervenuti anche i due tecnici della stazione di Val Bondione. Nel frattempo da Bergamo è decollato anche l'elisoccorso di Areu, poi rientrato in Piazzola perché le condizioni meteorologiche stavano cambiando in peggio. La ragazza è stata portata a valle dalle squadre territoriali ed esaminata dal medico dell'equipe sanitaria a Val Bondione. C'era un'ambulanza della Croce Blu di Gromo con cui la 23enne è stata infine trasportata in codice verde all'ospedale di Piario. Il FIALS Orobico, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, solleva l'attenzione sul mancato riconoscimento di infortuni o malattie professionali agli operatori sanitari. Sentiamo meglio nei dettagli Vladimir Lazzarini. Tra le tante vittime della prima ondata di Covid in Valle Seriana c'è stato anche Giancarlo Rogerini, originario di Gorno, residente a Piario. Era coordinatore infermieristico delle strutture sanitarie territoriali della Media ed Alta Valle Seriana. È morto di Covid il 10 aprile dello scorso anno, ma l'INAIL non gli ha riconosciuto l'infortunio sul lavoro. A sollevare il caso è il sindacato FIALS, che segnala numerose situazioni simili in Bergamasca. Il segretario generale bergamasco Alfredo De Marchi ha scritto una lettera all'INAIL e ai ministri del Lavoro e della Salute, in cui sottolinea che suscitano sorpresa i numerosi dinieghi espressi dalle commissioni mediche INAIL di riconoscere le infezioni da Covid-19 contratte dal personale dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni svolte presso le strutture sanitarie bergamasche. In pratica l'INAIL sostiene che non si può dimostrare l'avvenuto contagio sul luogo di lavoro, un fatto, secondo De Marchi, che appare riduttivo e superficiale. La decisione assunta dalle sedi territoriali INAIL di Bergamo di non riconoscere l'infortunio al personale sanitario che ha contratto l'infezione da Covid-19 lascia molto perplessi, data l'evidente esposizione lavorativa, sia essa diretta o riflessa, degli stessi a contatto con pazienti Covid. Secondo il segretario FIALS, dunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, si ritiene che a tutto il personale sanitario che ha contratto l'infezione da Covid-19 debba essere riconosciuto l'infortunio o la malattia professionale. Secondo il sindacato, l'esposizione del personale sanitario e il conseguente rischio, la situazione in provincia di Bergamo nella prima ondata della pandemia, dovrebbero far riconoscere l'infortunio o la malattia professionale, anche se non si può provare un nesso diretto. Con l'alleggerirsi della pandemia, l'attività di prevenzione di Regione Lombardia si concentra anche sul sequenziamento delle varianti. Sentiamo l'assessore al welfare, Letizia Moratti. Quali sono le prossime strategie che metterete in campo? Regione Lombardia ha una strategia di breve e medio periodo e una strategia di lungo periodo. Per quanto riguarda la strategia di breve periodo, stiamo potenziando i sequenziamenti per verificare le varianti. In particolare, in questo momento abbiamo 15 laboratori attivi per il sequenziamento delle varianti e ne abbiamo altri 3 già autorizzati e 12 che sono in fase di autorizzazione. A oggi noi sequenziamo il 25% dei tamponi positivi e a regime riusciremo a sequenziarli tutti. Già oggi però, come Regione Lombardia, in questo periodo abbiamo deciso di sequenziare tutti i tamponi positivi, il che ci permette di tenere sotto controllo le varianti. Le varianti sono varianti che rispondono ai vaccini e quindi anche in relazione alle indicazioni che ci provengono dal Centro Europeo di Prevenzione e di Controllo delle Malattie, l'invito è a vaccinare
tutti quanti più rapidamente possibile. Una seconda strategia di breve e medio periodo è quella di essere preparati nel caso ci dovesse essere necessità di un terzo richiamo. Rispetto a questo, Regione Lombardia ha anticipato il piano nazionale, preparandosi a un modello organizzativo che fin dall'autunno potrà essere pronto e che prevede non più centri massivi, ma prevede piccoli centri di prossimità, farmacie, medici di medicina generale e aziende. Ora siamo in attesa di avere la validazione da parte del governo e di sapere da parte della comunità scientifica e del governo da se e da quando partire con il terzo richiamo. Questo per quanto riguarda le strategie di breve periodo. Per quanto riguarda le strategie di medio-lungo periodo, ci stiamo impegnando per la realizzazione di un centro per le malattie infettive che abbia la capacità di individuare e valutare le nuove malattie, individuare e valutare nuovi virus o varianti rispetto ai virus attuali, elaborare i dati epidemiologici e metterli a disposizione della comunità scientifica e trasferire con risultati concreti gli ambiti di ricerca nelle terapie e nella diagnosi, in modo che appunto ci possano essere risultati concreti per i nostri pazienti. Proseguiamo con i dati di Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus. Due province senza nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia. Lecco e Sondrio non fanno registrare nuovi casi, restano stabili ricoverati in terapia intensiva, calano negli altri reparti, tamponi effettuati 10.470, i nuovi casi positivi complessivamente 83, in terapia intensiva 77, i ricoverati non in terapia intensiva meno 17, i decessi 4. I nuovi casi positivi per provincia, Bergamo 12, Brescia 7. E da Castione alla Presolana Forza Italia rilancia il progetto di un partito unico del centrodestra, un progetto per trasformare in un movimento politico unitario quello che oggi è il comune sentire di tanti elettori, ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico. Vediamo il servizio di Nicola Androletti. Da Castione della Presolana, Forza Italia rilancia il partito unico del centrodestra, un progetto per trasformare in un movimento politico unitario quello che già oggi è il comune sentire di tanti elettori, ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico. Il leader di Forza Italia è intervenuto al termine della 3 giorni promossa dal partito in Valle Seriana. Un appuntamento dal titolo Italia ci siamo, che ha visto la presenza di diversi big azzurri. Il nostro compito è quindi quello di costruire un partito repubblicano sul modello americano, nel quale il centrodestra e la destra democratica si tolgono insieme per governare stabilmente il paese. E questa è una condizione indispensabile, non meno delle altre riforme dei provvedimenti economici, perché l'Italia possa davvero ripartire. Dunque è un appello duplice quello che rivolge ai nostri amici del centro-destra, Matteo Salvini e a Giorgio Meloni. Dobbiamo costruire da qui al 2023 quel partito unico che rappresenti la maggioranza degli italiani e che dia stabilità al governo del centro-destra. Il partito, come è emerso chiaramente a Castione, è pronto a seguire ancora una volta il suo leader. Sentiamo Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. Silvio Berlusconi è sempre stato un federatore molto generoso. A volte lo abbiamo anche rimproverato di essere più generoso con gli altri partiti che con il suo. Ecco, questo significa leadership. Vedere il futuro, capire quando si deve aprire il cantiere di una nuova politica. In un mondo che cambia ogni giorno deve cambiare anche la politica, così non funziona. E soprattutto avere la generosità di farlo insieme e non solo per il proprio partito. Insieme nell'interesse di tutti. La 3 giorni di Castione ha visto la partecipazione di oltre 150 fra membri del governo e amministratori regionali, provinciali e comunali lombardi di Forza Italia. Il bilancio di Massimiliano Salini, commissario del partito in Lombardia.
Il bilancio è positivissimo perché la partecipazione degli amministratori, dei militanti e di tutti i vertici del partito di Forza Italia, a partire dai membri del governo Draghi, espressione del partito di Forza Italia, ha reso possibile trattare questi tre giorni come meglio non avremmo potuto fare, cioè come un momento di lavoro per costruire un'agenda politica che sia all'altezza della sfida complessa che il Paese ci ha lanciato, che la realtà ci ha lanciato, affinché l'Italia non rimanga ferma nel guardare al dramma del Covid. L'Italia è ripartita, l'economia è ripartita, con fatica ma è ripartita, ma c'è bisogno di una politica che, come abbiamo discusso in questi giorni, sia in grado di stare a questo ritmo. Ecco, la tre giorni è andata bene perché ha tenuto fede a questo scopo, è nata dalla volontà del coordinamento regionale di Forza Italia esattamente perché ci fosse un'agenda politica capace di strutturarsi intorno all'enorme sfida inedita che si è stata lanciata sia dal Covid che da un'Europa che si è accorta dell'Italia. Oggi Forza Italia dentro il centrodestra è la forza politica più capace di raccontare un'idea di relazione con l'Unione Europea matura, quindi non conflittuale ma nemmeno piegata e acritica. E questo è stato il secondo punto di lavoro riuscito di questa tre giorni. Lo scorso martedì 15 giugno il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale Stefano Paleari, ingegnere e accademico italiano, già rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, al quale ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha commentato in un comunicato l'attuale rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, professore Morzenti Pellegrini. La massima onorificenza insignita al professor Stefano Paleari è la conferma dell'alta considerazione da parte dello Stato del lavoro svolto finora, un riconoscimento di cui mi congratulo personalmente e a nome di tutta l'Università. Questa onorificenza ci rende molto orgogliosi per chi giorno dopo giorno con il proprio lavoro è al servizio dei nostri giovani e del futuro del nostro Paese. E voltiamo pagina. Il prossimo 26 giugno per il clusonese Monsignor Sergio Gualberti, arcivescovo di Santa Cruz della Sierra in Bolivia, vi sarà la ricorrenza del 50° anniversario di sacerdozio. Nei prossimi giorni con Target Antenna 2 proporrà un'intervista proprio all'arcivescovo. Questa sera sentiamo un commento di Monsignor Gualberti sul suo 50° registrato sempre con un collegamento dalla Bolivia realizzato attraverso internet. Momenti, 42 anni ce ne sono stati molti, no? Sia momenti belli come momenti difficili. I momenti difficili sono sempre legati ai problemi, purtroppo, ai problemi politici fondamentalmente. Appena arrivati in Bolivia sono arrivato in pieno tempo delle dittature di destra e soprattutto la dittatura più violenta, che è stata la dittatura di García Mesa dall'80 all'82, con molti morti, persone vicine a me, un seminarista che viveva in casa con me, abbiamo fatto la colazione insieme, non è più tornato, abbiamo trovato il suo corpo, che è il suo scheletro, dopo tre anni abbiamo saputo che effettivamente che era morto. Per dire, cioè, si è proprio toccato con persone con cui si viveva, no? E quello sicuramente è stato il momento peggiore, però adesso sentiamo il peso delle dittature cosiddette di sinistra. E questo è il fatto. Gli estremi si toccano. Nessun governo autoritario di destra o di sinistra può essere accettato dalla visione cristiana. Dobbiamo, diciamo, partire dal fatto del rispetto, come dicevo prima, dei grandi valori del Vangelo. Ecco, questo sicuramente sono stati quegli anni dall'80 all'82, gli anni più duri, più tristi, vedere la morte di tante persone uccise solo perché non condividevano la linea della dittatura in quel momento, no? E nei momenti belli io penso, anzitutto anche l'ordinazione, cioè il fatto che il Papa abbia pensato in questo uomo, in questo povero sacerdote, per essere vescovo, quando mi hanno chiamato per
quello credo che è stato anche quello sicuramente un momento molto bello. E poi l'altro momento molto bello, la visita del Papa Francesco qui a Santa Cruz. È stato un giorno e mezzo praticamente qui, ha passato 2 notti in Santa Cruz, io l'ho accolto in casa, la casa dell'arcivescovo, chiaramente, diciamo, come ospite dovevo, il responsabile, accoglierlo e stare con lui tutti i momenti, sia negli atti ufficiali, sia quando si muoveva in macchina da una parte all'altra, sia condividere la colazione, il pranzo, la cena. Cioè, credo che sono stati momenti di tanta vicinanza, di tanta fraternità, che chiaramente quello rimane nel cuore di una persona, no? E poi tanti altri momenti che sempre si vivono con la gente, sicuramente sì, sarebbe molto lungo, no? Però ecco, questi io direi, a livello di chiesa, questi momenti sono stati molto belli. Ieri a Rogno è stato festeggiato Don Giuseppe Castellanelli, da 22 anni parroco di Monti San Virgilio e sacerdote da 50 anni. L'amministrazione comunale ha conferito una targa di riconoscimento a Don Giuseppe in attesa di proporre il conferimento della cittadinanza onoraria nel prossimo Consiglio Comunale. Siamo in collegamento con il primo cittadino di Rogno, Cristian Molinari. Avete pensato di conferire un riconoscimento particolare al vostro parroco? Sì, si tratta di Don Giuseppe Castellanelli, che è il sacerdote che segue le due frazioni di montagna, perciò Monti e San Vigilio. Ormai sono 22 anni che è nella nostra comunità ed è apprezzato da tutti. Tutti gli vogliono bene perché è persona umile, riservata, non amante degli sfarzi, ma persona estremamente intelligente, estremamente preparata. E ieri abbiamo festeggiato il suo 50° di sacerdozio, iniziato nella città di Lumezzane per poi continuare su Gardone Riviera. È stato 10 anni a Ponte di Legno, ma non solo, ha avuto anche degli incarichi importanti come insegnante del seminario di Brescia, e 22 anni fa è stato mandato per una breve sostituzione nella frazione di San Vigilio, e in realtà quella breve sostituzione è diventata ormai lunga 22 anni, e ci auguriamo che possa rimanere con noi ancora per molti anni, perché la sua figura è importante, non è solo quella che assolutamente è fondamentale di guida spirituale delle nostre frazioni, ma in questi anni in cui c'è stato un forte abbandono degli abitanti della frazione, chiusura anche delle attività di ristorazione, lui è stato punto di riferimento. Nella canonica sono state organizzate delle cene conviviali allo scopo di raccogliere fondi per volontariato, è stato promotore di viaggi in luoghi di preghiera, è stato promotore anche di tante iniziative culturali, amministratore delle nostre chiese, perciò grazie alla sua cura sono state restaurate anche opere importanti come la Camera dei Santi di Monte di Rogno, che è un gioiello veramente per tutto l'Alto Cevino. Perciò è una persona a cui noi siamo molto legati e che ho ritenuto giusto proporre al Consiglio Comunale per la cittadinanza onoraria. Perciò nel prossimo Consiglio Comunale, presumibilmente nell'arco di un mese, verrà proposta in Consiglio Comunale appunto la cittadinanza onoraria per Don Giuseppe, che è la forma più alta, secondo me, di rispetto che la comunità di Rogno, e in particolare degli abitanti della montagna, delle frazioni di montagna, possono dare appunto al nostro sacerdote. La comunità di Ardesio ricorda in questi giorni il 414° anniversario dell'apparizione della Madonna delle Grazie. La ricorrenza cade con la Lombardia in zona bianca e pertanto con minori restrizioni. Il programma di celebrazioni e appuntamenti ricalca quindi quello tradizionale pur nel rispetto delle regole anti-Covid. Quest'anno la statua sarà portata dagli operatori sanitari che quindi la sorreggeranno lungo tutta la processione per le vie del paese. Sentiamo il parroco Don Guglielmo Capitanio. Come ricorderà quest'anno la comunità di Ardesio l'anniversario dell'apparizione della Madonna delle Grazie?
Ci siamo preparati con impegno nella novena, alla sera c'è stata la messa e la riflessione così di meditazione sulla Madonna, e quindi tutta la comunità si è già un po' svegliata dopo un anno e mezzo di tergiversazioni, un po' fermi per il coronavirus e anche per altri problemi. Ecco, senz'altro abbiamo sofferto questo anno passato. L'anno scorso è stata una festa bella, anche se la processione è stata contingentata. Quest'anno ci sarà la processione con le persone che saranno presenti alla messa, quindi potranno partecipare quelle che sono all'interno della chiesa alla processione, mettendo ovviamente la mascherina e tenendo le distanze dovute, portando la Madonna verso il santuario, dove verrà conclusa con la benedizione, con il canto dello Stabat Mater, con la banda e con la corale. Viene a onorare nella preghiera questa processione della Santa Messa il Vescovo di Brescia, Pier Antonio Tremolada. Già l'anno scorso era stato impegnato e invitato per partecipare a questa processione e alla Santa Messa, perché i pellegrini della Val Camonica sono devoti e attaccati alla frequenza di questo santuario, quindi abbiamo pensato bene onorare questa sua, la Madonna con la sua presenza, che ha accettato ben volentieri. Accompagnerà la processione il gruppo degli infermieri, dei medici, degli operatori sanitari, che hanno chiesto loro di poter essere onorati a portare la Madonna e a pregarla ovviamente nella processione. Loro che hanno visto, hanno accompagnato loro stessi negli ospedali, nelle case, gli ammalati li hanno assistiti, quindi è giusto anche che la loro presenza sia significativa, e a cui dobbiamo anche un grazie per la loro generosità e la loro partecipazione. Il giorno dell'apparizione ci sarà alla messa solenne Don Ivan Santus, o meglio forse Monsignore, e della Segreteria del Vaticano, un nostro rappresentante della comunità di Gromo, che è anch'essa onorata e devolta anche alla Madonna qui delle Grazie. Nel pomeriggio ci sarà alle 15 il Vespri e la cerimonia della comparizione. Anche qui è contingentata, però tutti i devoti che magari aspettano fuori un momentino sul sagrato del santuario, ecco, a gruppi di 120-130 entrano in chiesa, pregano e riceveranno la benedizione e la devozione alla Madonna con appunto un ricordo della Madonna delle Grazie. Così abbiamo la giornata piena, le messe dal mattino alle 6 fino alla messa ultima delle 20:30, che chiude la giornata. Domani sera alle 20:30 torna in onda la rubrica di pareri ed opinioni locali, il Sasso nello Stagno, a cura del nostro Tony Tranquillo. Domani sera alle 20:40 tornerà l'appuntamento con il Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo stati a Rovetta per parlare di uno studio americano che riguarda l'età. L'età anagrafica e l'età che uno si sente dentro. Coincidono queste due età? L'abbiamo chiesto a tantissime persone, tutte le interviste domani sera, adesso una in anteprima. Me la sento fisicamente e anche mentalmente, perché io ho superato gli 80. Tutti mi dicono che non li dimostro, ma non dimostrarli vuol dire per gli altri, ma dentro di te, che perdo la memoria, perso i denti, perdo la vista, perdo tutto, stanco, non riesco più a fare certe cose. Questo è vero ottimismo. E c'era un signore qua a Rovetta che è morto poco tempo fa, era vecchio, girava con una stampella e diceva sempre, ha cominciato a dirlo tardi, se vuoi augurare male a una persona, augura di diventare vecchio, perché la vecchiaia li soffri veramente. E lo sa che se uno si sente vecchio, hanno fatto uno studio anche qua, se uno si sente vecchio muore prima? Sì, quello è vero. Quello è il se vecchio, invece uno si sente giovane, campa di più. Ecco, proprio in questi giorni sentivo
dicevano gli esperti, sì, che se uno fa le parole crociate non basta per tenersi in allenamento, deve giocare a carte, deve tenersi in compagnia, certo, chiacchierare, rispondere alle interviste come fate voi. Bravissimo. E avere degli interessi culturali, politici, anche sportivi, ma senza il fanatismo. Certo. Ecco, allora rimane giovane. E lei da questo punto di vista, appunto, ma io cerco rispecchia? Di mettere in pratica queste cose, però è per quello che sembra più giovane della sua età. Però il tempo passa per tutti. Proseguiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 di Antena 2 alle 20.30 trasmetteremo una commedia dialettale, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.05 la rubrica sulla Formula 1, 20.000 giri, alle 23.40 il rotocalco di agricoltura ed enogastronomia Agri Sapori, alla 00:30 la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Telegiornale in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo la rubrica di sport S4 Sport Outdoor. L'almanacco per domani martedì 22 giugno, il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 21.20, il culmine alle ore 13.22, la durata del giorno è di 15 ore e 56 minuti. La luna sorge alle 18.45 e tramonta alle 4.04 minuti del giorno successivo. La fase lunare, la luna è crescente ed è visibile all'84%. La chiesa ricorda San Paolino da Nola. E con questo è tutto, vi ricordiamo che come sempre a seguirvi saranno le previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.